Che sapore ha una giornata uggiosa? Io una mezza idea ce l'ho. Niente male. Sta di umore. Più giornate uggiose per tutti. Anni che compro su Amazon. Anni. Non è mai successo. Mai, mai, mai che qualcosa arrivasse in ritardo. Ovviamente il telefono, come potete vedere, non è arrivato. Cioè, peggio che mai, ragazzi. Sembra buio. Non è buio. Zuppa di fagioli estiva con pane crostinato. Ma è buonissima perché c'è un odore di aglio e prezzemolo che sale su. Che è una figata. Piatto estivo. È da ieri che mi vanno i fagioli. Molto estivi. Buongiorno. È stagione. È buonissima, cazzo. Ma campo che non risale, è vero? Però va bene No, va bene così. Io lo aggiungo perché così. io ho bisogno di sale, però. Ho dato questa cosa di mettere là un sacco di aglio, un sacco di prezzemolo, mi è piaciuto un sacco. Esatto. Raga, era così buona che ne mangerei ancora. Riassunto della ricetta. Olio, sedano. Pelato e tagliato a pezzi, trito di prezzemolo abbondante e aglio abbondante, due pomodori. Io ho usato 200 g di fagioli secchi, quindi 200 g di pomodori, quindi proprio niente. Metti i fagioli, copri con acqua calda e fai andare finché i fagioli sono pronti. Semicoperto, bollire e poi verso la fine fai evaporare come ti pare. Pane crostinato, messo sia sotto nella zuppa, a me non è piaciuto, che sopra, buono invece. Buono e basta. Pepe, sale, olio, un goccio d'olio sopra, alla fine. Buono, buono, buono. Dimenticavo, i fagioli li avevo messi a bagno e poi erano secchi, cioè non li ho cotti prima, hanno cotto direttamente nell'acqua. Basta, vado a lavare i piatti. Mentre tutti mangiano solo Baiocchi e Pocket Coffee, propongo il Revival 5 Stelle Croccantino. Non ci sarà molto da dire, immagino. Ci ho messo 6 ore, stavo quasi pensando di mangiarmi anche la carta. Ecco il croccantino, cosa c'è sopra? C'è il cioccolato che è buonissimo e il croccantino pure, che sono mandorle, non sanno di mandorle, sono di roba dolce e croccante, è buono, il gelato anche è buono, tra la nocciola e la panna, non so che gusto sia ufficialmente, tipo cappuccino, ma per me il cornetto si vede soprattutto dal cornetto in sé, deve essere bello croccante e non moscio. È croccante, bravi. Questo è interamente cioccolatoso. Un 7,5. Ufficialmente era gusto vaniglia. La punta di cioccolato sa di marcio. Subito ho perso un punto.